Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono delle novità importanti che devono essere in un qualche modo discusse all'interno del gioco. Infatti, per chi ovviamente non leggesse le notices, chi non leggesse appunto le notizie e le informazioni, vi do appunto la possibilità di poterle commentare insieme o comunque ascoltarle da parte mia e poi dirmi la vostra praticamente sotto nel box dei commenti. Vi invito a farlo, vi invito anche a lasciare un pollicino, un commento, qualsiasi cosa, perché aiuta il canale a farsi notare e a crescere un po' di più. Quindi grazie a chi mi darà ascolto. Detto ciò, sono spuntate due nuove notizie stanotte. La prima è che ovviamente si è concluso l'evento del Dungeon Ranking e quindi avremo a breve le nostre ricompense, perché stanno appunto calcolando i nostri punteggi. Se tutto è rimasto invariato, io sono arrivato 34esimo nella classifica praticamente della mia cella, un risultato direi abbastanza dignitoso, soprattutto per il fatto che purtroppo le mie summon, a differenza di altri giocatori, non erano maxate e quindi ho prodotto comunque una quantità di danno inferiore, che se ci avessi pensato prima forse avrei potuto forse gestirmela un po' meglio, ma va bene così. L'importante per me è arrivare comunque in top 100, mi prendo le mie belle ricompense e sono tranquillo. Fatemi sapere anche dove siete arrivati voi come punteggio in classifica, perché effettivamente mi fa piacere, magari se qualcuno è riuscito a migliorare anche grazie ai miei consigli, è riuscito comunque a incrementare il suo punteggio, a me può fare solo che piacere. Detto ciò, parliamo delle notizie che si sono praticamente consumate, o comunque le notizie che sono state diffuse praticamente questa notte. Già, come potete notare, abbiamo una prima notizia in realtà che non ho trattato, ma che comunque vi farò vedere adesso, ovvero la campagna della Battle Challenge di Sephiroth, dove praticamente a partire dal 12 ottobre alle 4 del mattino, quindi vi ricordo 7 PM PDT sono le 4 del mattino orario convertito nostro, praticamente verrà introdotta la campagna di Sephiroth, quindi la campagna della battaglia di Sephiroth, dove riceveremo 10 ticket come regalo per il supporto che abbiamo avuto all'interno dell'evento della Battle Campaign, quindi 10 ticket che ci vengono regalati. Si possono ottenere fino a un totale di altri 20 ticket e di 1500 cristalli blu dalla battaglia di Sephiroth, quindi probabilmente metteranno forse degli stage in più sia in coop che in solo, e questa potrebbe essere una cosa molto interessante. E poi metteranno una serie di login speciali durante tutto questo periodo, che durerà praticamente un'altra settimana, dove si potranno ottenere fino ad altri 3000 blu crystal. Quindi notate come comunque il gioco rispecchi una buona generosità che consente anche ai free to play comunque sia di poter giocare in maniera abbastanza spensierata, mettiamola così. E poi alla fine avremo praticamente una daily free di 10 multisummon, dove appunto varie campagne sono già state programmate, quindi ci saranno anche delle daily multi free per 10, come è successo praticamente nella fase dell'evento estivo. Quindi veramente una grandissima novità e una grandissima notizia per tutti i giocatori, veramente tanta bella roba. Mi sta piacendo sempre di più Ever Crisis anche grazie a queste notizie, che giustamente ci stanno riempiendo praticamente le tasche in vista anche degli eventi di Halloween che arriveranno praticamente prossima settimana, perché prossima settimana ci saranno anche gli eventi di Halloween, ma li commenteremo poi tutti quanti insieme. E poi qui al solito le note, dove appunto gli eventi possono cambiare senza notizie e questa campagna effettivamente potrebbe riapparire anche in futuro. Ogni volta sbaglio tasto. Altra notizia invece interessante per chi ovviamente me lo chiede spesso in chat, sia su Twitch e anche sui commenti YouTube: verrà incrementato il livello base dei nostri personaggi. Quindi adesso il livello massimo dei nostri PG arriverà addirittura al 55. Quindi tanta roba, avremo la possibilità di livellare i nostri personaggi fino al livello 55. Infatti, sempre a partire dal 12 ottobre dalle 4 del mattino, tutti i personaggi giocabili avranno il loro livello incrementato. Quindi al posto di essere 50 diventerà 55.
e ovviamente altri cup per il livello massimo verranno sbloccati man mano a cadenza regolare, quindi diciamo che più o meno ogni due mesi circa avremo un cup probabilmente di 5 livelli. Infatti abbiamo i personaggi che possono raggiungere il livello 55 e anche ovviamente il character stream unlock, quindi l'altro lucchetto si andrà a sbloccare e avremo praticamente la possibilità di incrementare la potenza ulteriormente dei nostri personaggi. E poi viene specificato che appunto il livello massimo di incremento dei personaggi verrà inserito comunque in schedule in praticamente in momenti regolari, quindi come vi stavo dicendo prima, circa ogni due mesi probabilmente avremo la possibilità di avere altri 5 level up, fino poi ad arrivare in teoria fino al livello 90. E ovviamente anche in questo caso i contenuti possono subire modifiche senza notizie, eccetera eccetera. E poi ovviamente la notizia dell'introduzione del banner di Eris e Matt, che noi abbiamo già trattato in un video a parte, che comunque vi lascerò praticamente qui nelle schede e vi lascerò probabilmente anche nella schermata finale, in modo tale che vi possiate collegare direttamente al video per avere una mia opinione di questo banner, che reputo comunque interessante sotto alcuni punti di vista, dove però il mio avviso generale è quello di skippare in diciamo in favore comunque anche del banner di Halloween e successivamente tante altre cose che discuto nel video. Quindi se vi interessa avere un'opinione più approfondita vi consiglio di andare a vedere quel video. Qui praticamente succede che dal 9 ottobre, quindi 7 p.m. PDT, che sarebbero le 4 del mattino di giorno 10, quindi voi considerate praticamente il 12 ottobre 7 p.m. che da noi saranno praticamente giorno 13 alle 4 di notte, quindi non ci confondiamo, perché io mettendo comunque nei titoli la data americana poi giustamente c'è confusione, perché da noi è praticamente la notte del giorno 9, ma che effettivamente scattando la mezzanotte risulta essere il giorno dopo, quindi parte praticamente il giorno dopo. Praticamente ci viene detto appunto che, aspetta, qui però hanno sbagliato perché hanno messo Sephiroth e Lucia new weapon, mentre invece ah no, forse sono in contemporanea, dovrei andare a controllare, però vabbè. Comunque sia, viene introdotto il banner dove le nuove armi possono essere... Ah ok, quindi dice che nel banner di Sephiroth e Lucia anche le armi di Eris e Matt possono essere comunque trovate. Quindi questo qua in realtà potrebbe essere molto interessante. E poi in aggiunta viene inserita anche la missione per sbloccare il nuovo wallpaper. Quindi così come negli altri personaggi abbiamo la possibilità di sbloccare un nuovo wallpaper se portiamo l'arma con almeno due overboost di livello rosso. Qua ovviamente abbiamo le specifiche delle armi che abbiamo, ripeto, già trattato, quindi non mi dilungherò più di tanto. E poi praticamente c'è un aggiornamento per quanto riguarda la wishlist. In questo banner si possono selezionare delle armi specifiche e registrarle come wishlist. La wishlist è praticamente una meccanica che ci consente di incrementare il drop delle armi 5 stelle che abbiamo selezionato. Ovviamente le altre armi di altri personaggi possono apparire, anche se in percentuale nettamente inferiore. E poi ovviamente la lista della nostra wishlist non verrà trasferita in un nuovo banner, quindi ogni volta dovremmo comunque settare noi la nostra wishlist qualora volessimo pullare ovviamente all'interno di questi banner. E poi, come potete vedere, si può selezionare la Edge Wing e la Bold Eagle nella wishlist, quindi sono state aggiunte le armi di Sephiroth e di Lucia, o meglio dire la nuova arma di Sephiroth e la nuova arma di Lucia, praticamente anche all'interno degli altri banner. E poi abbiamo praticamente anche la spiegazione delle stamp card, che se non sapete ovviamente come funzionano, se non avete mai giocato e non sapete come funzionano, potete recuperarvi i miei video dove appunto parlo del sistema di pull, parlo del sistema in generale, come viene effettuato il pull, che cosa sono gli stamp, cosa non sono gli stamp. Quindi trovate tutto sul mio canale, basta cercare nella playlist di Evercrisis, che io vi lascerò comunque a fine video, e non avrete nessun problema. Ovviamente ci saranno anche degli special pack nella sezione dello shop dopo che si saranno ottenuti un certo numero di armi, quindi se trovate l'arma di Matt due volte e trovate l'arma di Eris due volte vi apparirà poi il pacchetto speciale da 5000 gemme rosse per poter incrementare praticamente subito il livello dell'arma selezionato.
Ovviamente, come potete vedere, abbiamo appunto il Prismo Rod Pack con 5000 cristalli, che ovviamente contiene un'arma Prismo Rod, 20 ticket, 15 grindstone e 10 grindstone, e poi anche la stessa cosa per l'arma di Matt, quindi gli stessi pacchetti che c'erano su Sephiroth e su Lucia. Una volta trovata appunto l'arma 5 stelle, vi daranno subito la possibilità di maxarla senza dover spendere altre gemme nel banner e quindi tentare di sprecare le vostre risorse, che poi per 5000 gemme rosse sinceramente sono quasi due pull. Fossero state 3000, allora sì, avrei sacrificato volentieri una multi per dire ok, faccio una multi, però trovo praticamente l'arma che mi interessa, ed è come se avessi sprecato una multi però trovando quell'arma. E allora il prezzo secondo me ci sta, ma 5000 gemme rosse sono quasi due multi, e in due multi, se si è fortunati, si possono trovare ben più di un'arma a 5 stelle, quindi secondo me il gioco non vale la candela. Però ovviamente ognuno poi sceglie il suo sceglie ovviamente il suo modus operandi. Stessa cosa succede anche con il pacchetto 2, quindi una volta che troverete per la prima volta troverete praticamente le armi in generale del banner e avrete effettuato comunque una stella di overboost, vi apparirà anche il secondo pacchetto. E poi, come potete vedere, abbiamo praticamente i wallpaper se andiamo a maxare con due overboost la Prism Rod di Eris o a due stelle overboost rosse il wallpaper di Matt, con ovviamente la sua arma e la sua skill e la sua skin. Qui ovviamente vi spiega un pochettino come funzionano gli stamp e tutto, ma vi ricordo che trovate tutto sul mio video, e quindi su questa notizia non mi dilungo più di tanto, perché già trovate tutto praticamente all'interno del mio canale. Quindi direi che ci sono tante belle novità che stanno per arrivare all'interno del gioco. Ovviamente le tratteremo in live, ne parleremo anche con video specifici su YouTube. Qualsiasi cosa che verrà trattata da Evercrisis, state tranquilli che passerà dal mio canale, quindi se vi interessa Evercrisis vi invito ad iscrivervi, mettere like e seguirmi anche, se volete, su Telegram, dove abbiamo un gruppo praticamente libero, dove arrivano tutte le notifiche in tempo reale di video e live, Discord per i sub, e poi ovviamente Instagram, se volete seguirmi su Instagram per storie, e se volete anche scrivermi qualcosa in privato, sarò lieto di rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, noi ci becchiamo come sempre con un prossimo appuntamento, e quindi alla prossima, bye bye!